Il primo solo, uno dei momenti più importanti di tutta la vita di un pilota, sicuramente uno di quelli che dopo negli anni si ricorda di più, se non il momento che si ricorda di più della propria vita da pilota. Signori, benvenuti in questo lunghissimo video che sarebbe dovuto essere lo speciale di 10.000 iscritti, in realtà non avevo voglia di aspettare, quindi esce oggi, perché sapete che sto facendo il corso da pilota di aereo, penso che se seguite questo canale ormai lo sapete tutti. Ho fatto un 37 lezioni fino ad oggi, registrate tra l'altro quasi tutte, giusto in 3-4, c'avevo la GoPro scarica. Ho passato da un po' di lezioni in realtà il primo solo, però volevo prendermi un attimo per parlarne assieme a voi, per mostrarvi cos'è che si fa durante l'addestramento di allievo pilota e per guardarci assieme la prima volta che sono stato seduto da solo su un aereo e l'ho portato in volo senza avere nessun cristiano attorno che mi potesse fermare se facevo cazzate. Per contestualizzarlo in due parole, la prima fase dell'addestramento prevede un tot di lezioni in cui si imparano le manovre, quindi a volare in orizzontale, poi le virate in piano, poi le salite e le discese. Poi c'è tutta una parte di circuiti di traffico. Adesso, man mano che andiamo avanti con i video, vi spiego in cosa consiste un circuito. E alla fine di questa fase di circuiti, che poi non è mai finita, però diciamo questo pezzo in cui si fa solo circuiti da mattina a sera praticamente, culmina con il fatto che ti mandano a farli da solo. Ed è veramente una cosa assurda perché ovviamente un aereo non può star fermo, non sei in macchina che dici no, aspetta, mi sono impanicato, mi tiro sul lato e mi fermo. Una volta che sei decollato, ovviamente devi andare. E allora iniziamo dalla nostra prima clip. Chiaramente all'interno della giornata non ho volato solo da solo, perché è compito dell'istruttore innanzitutto sincerarsi che tu sia in giornata buona. Banalmente, disclaimer: questo qua non è il mio istruttore. Per una serie di coincidenze, quel giorno stavo volando con un istruttore diverso da quella che è la mia istruttrice che mi segue in tutte le lezioni. Ed eccoci qua, tutta la vicenda inizia al parcheggio Alfa 1 del piazzale qua dell'Aeroclub di Varese. L'aereo su cui siamo è un Cessna 172N. E qua iniziamo la giornata con la prima chiamata, la chiamata in radio comunicando le intenzioni. Venegono radio, buongiorno, India Charlie Charlie, bravo Foxtrot. India Charlie Charlie, bravo Fox, buongiorno. Venegono India, bravo Fox, Charlie 172, volo VFR da Venegono a Venegono, senza piano di volo. India 13 a bordo, al parcheggio Alfa 1, pronto al rullaggio. Via bravo Fox, vengono ricevuto 3-5 in uso, l'H1028, rullaggio all'alfa, richiamate pronti, le intenzioni? 1028, Alfa 35. Rimarrà in circuito il bravo Fox. Un giorno magari dedicherò un video a spiegarvi il contenuto di tutte queste comunicazioni. Comunque ci si scambia dati sul meteo, dati sulle intenzioni. Il mio aeroporto è in uno spazio aereo non controllato e quindi loro tecnicamente, cioè quelli della radio, non sono una torre di controllo, non hanno i poteri per dirti vai di qua, fai questo, fai quell'altro, però insomma. E così inizia il tutto, quindi non me l'aspettavo. Qui quando ho fatto la chiamata ho detto vabbè, faccio un'altra lezione di circuito, non mi aspettavo assolutamente. Poi cosa si fa? Si finisce le checklist. Quindi dovevo accendere un po' di luci e fare un po' di cose. Un check dei freni, che in aereo sono sui piedi, ma non come in macchina che c'è un pedale del freno, no? Sono i due piedi che frenano le due ruote, cioè ogni piede una ruota. In modo che puoi sterzare. E partiamo. Tra l'altro giornata infame, o almeno sembra, nel senso che c'è una nebbia incredibile, guardate che brutta giornata. Adesso vedrete quando decolliamo che praticamente non si vede per terra, c'era foschia, era brutto tempo, però un clima umido e schifo del genere vuol dire aria calmissima e quindi è anche il giorno perfetto per fare una cosa del genere come il primo volo da solo, perché non ci sono raffiche, non ci sono turbolenze, o almeno è molto più difficile che ci siano. Ok, qua arriviamo al punto di attesa, cioè prima di entrare in pista bisogna fare tutta una serie di check, in modo che quando entri in pista sei pronto a decollare, dopo aver avuto l'autorizzazione, tra virgolette, dico tra virgolette perché abbiamo capito che non hanno i poteri per dartela, però comunque è buona norma. Allora, portiere e finestrini da me sono bloccati, le superfici sono a posto, quantità carburante ce l'abbiamo ancora ottima, miscela ricca, selettore carburante va su bot, manetta 1007. Ecco, qui si porta la manetta dell'acceleratore del throttle a 1700 giri del motore, in modo da fare tutta una serie di controlli che vanno fatti con il motore su di giri. Mettilo su bot un attimo, Marco. Come mai? Sentivi che faceva un po' quando lo mettevi sul left. Ah, non me lo ricordavo. Qui sente che c'è una candela un po' sporca, l'ha sentito a orecchio lui.
e quindi mi ha fatto sgasare un po' per pulire i magneti. Sì, perché ecco, uno dei controlli che si fanno quando si danno 1700 giri prima di partire è appunto controllare lo stato delle candele. E come si fa? Gli aerei hanno due candele per ogni cilindro, a differenza della macchina, e puoi mandare anche un solo circuito di candela alla volta. Quindi tu provi le candele di sinistra, provi le candele di destra e vedi che il numero di giri rispetto ad averle entrambe attive diminuisca della stessa quantità, sia che mandi quelle di sinistra sia che mandi quelle di destra, altrimenti una delle due ha qualche problema. Si impostano i flap, si controlla che la manetta dell'aria calda al carburatore abbia il suo effetto. Aria calda al carburatore serve per evitare ghiaccio. Aspetta un attimo, facciamo un recap delle velocità. Qui mi fa fare uno stranissimo ripasso sulle velocità. Non ho mangiato la foglia, comunque non me l'aspettavo lo stesso. Rotazione 55, salita a 70, Faccio la verticale, tolti i Foxtrot flap riporterà fino a 80, vorrei 300 a 90. km. Ok. Venegono India, Bravo Fox, pronto alla partenza. Pronto alla partenza, prontissimo. Tanto ho l'istruttore seduto sul sedile di fianco. Ah, c'era tra l'altro un traffico in atterraggio. Si dice traffico di solito qualsiasi altra roba che vola. Elicotteri, aerei, capito, insomma. Vediamo dal finestrino atterrare l'altro aereo. Io avevo l'autorizzazione per allinearmi dietro quel traffico e attendere, quindi tanto posso entrare in pista dietro di lui, cioè dopo che è passato, però attendere comunque che mi dia il via libera per decollare. Andiamo proprio in cima alla pista, anche se è 1,5 km. Come dice la mia istruttrice, l'abbiamo pagata tutta la pista, e quindi già qua si vede che c'è parecchia nebbia, si vede fuori dal finestrino. Poi contate che la GoPro un po' sovraespone, eh. Fa fatica un po' la GoPro perché dentro l'aereo è molto buio, fuori è molta luce. Allineati in pista, comunque aspettiamo che ci dia il via libera. Quando ci danno il via libera metto giusto un attimo il motore a 1500 giri per un ultimissimo controllo che tutte le lancette siano nella zona verde, diciamo, del loro strumento, e poi il motore va dentro tutto a quel punto e si accelera. Si vede la velocità aumentare a 55 nodi nel caso di questo aereo. Effettuiamo la rotazione, cioè tiro un po' sul volantino e decollo. Allora, come funziona il circuito? Adesso che siamo in volo, voi starete sicuramente vedendo anche un po' di strumenti che vi ho messo. Non sono precisissimi, non sono quelli analogici dell'aereo, sono derivati dall'accelerometro della GoPro, però comunque funzionano piuttosto bene. Come funziona un circuito di traffico? C'è un braccio di decollo che è proprio il prolungamento di quando decollo. A circa 300 piedi dal suolo, nel caso del mio aeroporto, quindi 1300 di altimetro, si spengono le luci di atterraggio, si tolgono via i flap, cioè si retraggono i flap, continuando la salita un po' più veloce, circa 10 nodi più veloce. E tutto questo in pochi metri, eh? Non si vede la mazza comunque. Adesso io qua non ho la traccia GPS, voi la starete vedendo. Comunque mi ricordo che a un certo punto avevo anche dovuto allungare una delle fasi perché c'era del traffico, c'era della gente che passava, mi sembra un elicottero. Comunque circa 500 piedi dal suolo, quindi in questo caso 1500 di altimetro, si effettua la prima virata per portarsi in quel pezzo che si chiama controbase, che in questo caso è a sinistra, ma può essere anche a destra. Nel frattempo si continua a salire perché vogliamo arrivare a quota di 1000 piedi da per terra, che sono, per chi non parla il sistema imperiale, 330 metri, boh, qualcosa del genere. Facciamo 300 metri. Arrivati quindi in quota, qua sono 2000 piedi di altimetro, mi livello. È sicuramente ora di fare un'altra virata e mi porto in quello che è il pezzo più lungo, che si chiama il sottovento. In questo caso sottovento sinistro, capite? Perché abbiamo fatto due curve a sinistra e quindi siamo da quella parte rispetto alla pista. Già nella prima fase del sottovento si comincia già la checklist di atterraggio, perché qui sto facendo proprio un circuito di traffico e basta. Ma normalmente pezzi del circuito di traffico sono quelli che ti permettono di decollare o di atterrare in un aeroporto. Cioè tu magari quando arrivi, stai arrivando da un'altra parte, ti inserisci nel sottovento e fai gli ultimi tre pezzi del circuito. Quindi qua è giusto proprio un circuito effettivamente, cioè un giro chiuso. Ma voi vedetelo nell'ottica di manovre che hanno un senso. E quindi già all'inizio del sottovento si fa una checklist molto veloce, preparandosi all'atterraggio. Si controlla che l'interruttore generale dell'elettricità sia acceso e che quindi anche la corrente dell'alternatore stia alimentando i vari strumenti. Si controllano i magneti che non siano a massa, cioè che le candele non siano a massa, che le candele stiano funzionando, o almeno che la chiave sia girata giusta. Si controllano i breakers, che sono tipo dei piccoli salvavita che saltano se qualcosa va in cortocircuito, allora si controlla che nessuno sia saltato. Si controlla di avere il selettore della benzina che stia pescando da entrambi i serbatoi e non solo da quello di destra o da quello di sinistra, o addirittura che sia spento. Beh, nel caso di questo aereo, perché alcuni aerei non possono pescare da entrambi i serbatoi contemporaneamente, si controlla che la manetta della miscela sia su posizione tutta ricca, si accendono le luci di atterraggio, si fa la chiamata in radio dicendo di essere in sottovento, si riduce potenza a 1800 giri attivando l'aria calda al carburatore, perché sennò quando tiri giù di giri cominci a far ghiaccio. A questo punto comincio a sostenere l'aereo perché ho tolto potenza, quindi lui vorrebbe scendere, lo sostengo in modo che mi mantengo in quota ma perdo velocità. Quando ho perso abbastanza velocità comincio a mettere i flap per l'atterraggio, ridando subito un po' di motore perché sennò
rallentiamo troppo. E tutto questo avviene veramente in pochissimi secondi. Poi si continua tranquillamente il resto del sottovento. Nell'ultima parte faccio anche partire un cronometro per cominciare a misurare le distanze, per capire bene le misure da prendere. Comunque posso anche guardarmi alle spalle per capire quando la pista a 45 gradi. A quel punto viro in base, quella che si chiama base, che è opposta alla controbase, avete indovinato. Ed è qui dove siamo adesso. La base comincia a scendere, ovviamente. Estendo ulteriormente i flap rispetto a come erano prima. Voglio rallentare e voglio scendere. Qui sto virando in finale. Il finale è il tratto... è il tratto finale. Venegono, India Bravo Fox, finale 3-5. E vedete che qua infatti ho appena chiamato finale 3-5 in radio. India Bravo Fox, Venegono 3-5 libera, il vento è calmo. Mi danno gli ultimissimi dati sul vento e io punto la pista e vado ad atterrare. Stando attentissimo alla velocità perché si vuole atterrare lenti chiaramente, però quando si è lenti è un attimo essere troppo lenti e rischiare cose brutte tipo lo stallo. Nel frattempo in finale si aggiungono ulteriori flap perché non ero ancora a flap completi, quindi si aggiungono i flap, si toglie l'aria calda dal carburatore, tutto questo mentre si pianifica la traiettoria di discesa. Arriviamo in fondo, facciamo la flare, cioè vedete che alzo il muso e qui sono atterrato un po' secco. Aia, che botta. Alzo il muso per livellare la traiettoria e mi appoggio tecnicamente sulla pista. E qui sto facendo quello che si chiama in gergo un touch and go, cioè si atterra, non si ferma l'aereo ma si dà subito motore, pulendo ovviamente la configurazione, togliendo i flap e tutte quelle cose lì, per ridecollare e fare un altro circuito. Che adesso ci guardiamo timelapsato, vedete che più o meno a metà del sottovento ho dovuto fare anche due orbite per perdere tempo, per dare la precedenza ad altri traffici, c'era un elicottero che stava facendo cose. Usciamo dalle orbite, ci finiamo con calma il sottovento, base finale. Tiro. Ah, sto... ok. E anche qui l'atterraggio è stato un pelo duro sul principale, ma comunque bello dritto, è un bel atterraggio. Altro touch and go, quindi do gas, facciamo un altro circuito. Questa voglio sentirla assieme a voi però, perché me l'hanno raccontata a posteriori ma non l'avevo sentita. Mentre stavo pilotando non avevo sentito questa chiamata in radio. 12 al 13. Avanti. Radio. Ecco, qui a un certo punto fa questa chiamata particolare. Praticamente cosa sta facendo? Vabbè, questi qua sono i numeri che identificano ciascun istruttore. Ha chiamato la mia istruttrice e le ha detto radio. E neanche lei aveva capito che lui volesse la radio portatile per comunicare con un allievo solista. Lei pensava di avere tipo la radio che era rimasta attiva, il microfono che era rimasto, insomma, di avere qualche problema alla radio. Qui sono in finale, faccio l'ultimo avvicinamento. Non sapevo che sarebbe stato il mio ultimo avvicinamento. Bon, basta, fermati. Io qua non avevo veramente capito. Pensavo fosse scherzato dal tono, boh, basta, fermati. Poi fa un giro da sole. Il mio cervello non ha connesso, non ci sono arrivato subito. Mi fermo? Sì, parli in giro da solo. E io stavo capendo dove liberare la pista, perché quando atterri mica puoi stare lì a chillartela in mezzo alla pista, devi liberare. Praticamente quando lui ha detto no, basta, il mio cervello in quel momento, male, perché avrei dovuto ascoltare tutta l'informazione, però il mio cervello in quel momento ha sentito il basta e ha detto ok, non faccio il touch and go, ok, devo liberare la pista. Dove la libero? La libero a Charlie? No, perché c'è la macchina parcheggiata, chiaramente. Charlie è il nome della via, diciamo. Intanto qui lui chiama la torre, ma io non mi ero reso conto di cosa stesse succedendo. Quello è bello. Guarda, ti mando un solista, se mi assicuri che non c'è nessuno in giro. E qua non ho nessun tipo di reaction. Guarda, ti mando un solista. Io adesso l'ho sentito, l'ho capito, cioè non sono sicuro di averlo capito. Il mio cervello sta metabolizzando. Mi sono visto passare la vita davanti qua. Pronti? Ok. Pronti, certo, sì. Non sei mai veramente pronti. In base? Sì. Devi scendere però. Mi dai giusto gli ultimi consigli. Mi fermo un attimo qua, tanto non c'era nessuno. Lo faccio scendere. Lui si toglie le cuffie, scende, smonta. Addio, tanti saluti. E io mi trovo per la primissima volta in vita mia, che non fosse al parcheggio aspettando l'insegnante, seduto da solo su un aeroplano. Primo volo da solo. Venegono, India Bravo Fox, al punto di attesa Alfa, pronto alla partenza. E quindi eccoci di nuovo qui, al punto di attesa Alfa. Finché ero per terra, finché ero sulla taxiway, ero proprio, non in panico, però avevo tutti i dubbi. Il trucco è pensare che gli ultimi circuiti li facevo da solo. Vedi qua che cerco di autoconvincermi che l'ho sempre fatto, con l'istruttore a fianco che mi correggeva, certo, però li ho sempre fatti, quindi anche questa volta cosa ci sarà di diverso dal solito? Però devo essere sincero, finché ero qua per terra ero lì che dicevo sì, no, ma allora da quando decollo poi, cioè, come faccio? Sarò capace di tornare di giù ad atterrare? Poi però dal momento in cui qua
faccio l'ultima curva. Ecco, da qua in poi proprio mi sono dimenticato di tutto. Perché proprio l'hai fatto talmente tante volte che lavori a macchina, quindi con i paraocchi, sai quello che devi fare, quando devi farlo, non c'è spazio per nessun tipo di pensiero. Però comunque, fin tanto che le ruote corrono sull'asfalto, ancora dici, vabbè, posso togliere il motore e fermarmi. Ecco, da qui, quando le ruote si sono staccate da terra, mi ricordo che ho pensato, boh, adesso è in un modo o nell'altro devo tornare per terra. Quindi, cioè, ormai è fatto, ormai sono per aria. Quindi l'unica è far tutto il circuito e tornare ad atterrare. Tolgo i flap. 80 nodi siano. Continuo il braccio di decollo. Allora, cominciamo a virare. Ho cercato di essere molto vocale, di parlare a voce alta tutto quello che stavo facendo, sia perché sapevo che sarebbe diventato un video per YouTube e quindi per parlare a voi, sia per essere sicuro, pronunciando tutte le cose, di non dimenticarmi nulla, molto semplicemente. India Bravo Fox, Rotta Venegono, in vole 5-7, riporti in finale. Riporterà Bravo Foxtrot. Qua mi chiedono di riportare, vuol dire dire semplicemente dove si è, di farlo direttamente in finale, quindi togliendomi un'azione da fare dal sottovento, così. Allora, sono livellato, sono alla quota giusta, sono un po' veloce, viro perdendo magari un pochettino di quota, mi inserisco sul fiume. Qui sto virando in sottovento, ecco, dalla controbase al sottovento, e non li richiamerò in sottovento perché mi hanno detto di richiamarli direttamente al finale. Allora, ho detto di riportare in finale, quindi qua non lo chiamo. Quello che voglio fare qua è controllare master magneti, breaker, luci sono accese, siamo un pelo convergenti con la pista, tolgo motore, aria calda. Tolgo motore vuol dire 1800 giri, sostengo in modo da perdere velocità e non quota. Ok, 1800 giri. Siamo in arco bianco, 10 gradi di flap, dentro motore. Arco bianco vuol dire la velocità alla quale sono consentiti i flap, che non si spaccano se li apri fuori. Allineati alla testata pista, reset cronometro. Il cronometro è giusto per misurare 30 secondi, perché all'incirca la virata la fai dopo circa 30 secondi da quando passi l'inizio della pista, la virata tra il sottovento e la base. È giusto un'indicazione in più che ti dà più o meno quando è il momento. Poi comunque buona norma della vista. Siamo a 30 secondi, non siamo ancora a 45. Infatti vedete che io dico siamo a 30 secondi, ma non ho ancora la pista a 45 gradi, quindi vado ancora un po' dritto. 1500 giri, aria calda ce l'abbiamo. Il fatto è che la parte più cruciale e più difficile è l'atterraggio. E però il tempo non si può fermare, quindi è tutto uno scorrere inesorabile del tempo per tutto il circuito verso quello che è l'atterraggio. Sono altissimo, però va bene così. Ah no, altissimo. Dal video della GoPro non saprei dire dove sono. Ok, sto virando adesso in finale. Viro in finale, full flap. Venegono, India Bravo Fox, finale 3-5. Bravo Fox, sorta la 3-5 libera e vente calmo. Ok. Speed. Sono alto, la speed è buona, quindi tolgo un po' motore. Giù un po' il muso e via la manetta. Scendiamo, bello costante. Quella davanti a me lì è la pista. Spoiler, atterro perché sono qua oggi a parlarvi. 65. Perfetto. Do un po' di gas però. Io orizzontalizzo. Piano, aspetta, piano. Tiro. Ancora un pelino su. Ottimo lavoro. Bellissimo. È un bel atterraggio. È un bel atterraggio. E questo era il mio primo volo da solo. Ciao, torre. Pilotato un aereo da solo, totalmente, anche l'atterraggio, e anche fatto molto bene l'atterraggio. Venegono, India Bravo Fox, 3-5 libera, buona giornata. Allora, post atterraggio, pista libera, landing off, taxi on, flap up, transponder stand by. Qui una piccola checklist di cose da fare dopo aver detto che la pista è libera, cosa che va detta quando ti togli dalle balle. Tra l'altro in quella fase di addestramento stavo facendo ancora le comunicazioni, avete sentito, in lingua italiana, adesso sono passato all'inglese per una scelta. Si può fare anche in italiano, però non puoi andare a volare fuori dai confini nazionali. Like and subscribe. Se lo dice lui... Se lo dice lui, l'avete messo il pollice in su? Vabbè, e qui praticamente vado a parcheggiare, parcheggio l'aereo nello stand giusto, eccolo qua, faccio tutti i controlli finali di messa in sicurezza del velivolo, di tutte le checklist finali. Arriva la mia istruttrice dicendo non lo sapevo che ti avrebbe mandato da solo. E dopo, come tradizione per i piloti in Italia, non so se anche nel resto dell'Europa in realtà, so che in America c'è una tradizione diversa, adesso vi dico. Però, meno sicuramente in Italia, dopo il primo volo da soli, spetta la secchiata di acqua gelida. Che tra l'altro non era propriamente estate ancora, come periodo, anzi faceva freschino, vedete quel maglione. Ma sapevo di aspettarmela e me la meritavo, cioè ci stava per festeggiare. In America invece tagliano la parte posteriore della maglietta. Non so da cosa derivi la questione della secchiata d'acqua, se ha delle origini storiche. Quella della maglietta è perché quando gli aerei erano delle cose di legno con i due piloti allineati e ovviamente non esistevano le radio, le cuffie, la parte elettronica, l'istruttore che stava dietro strattonava la maglietta dell'allievo davanti per richiamare la sua attenzione.
attenzione per dirgli ehi, fai questo, fai quell'altro, e quindi quando faceva il primo solo non c'era più bisogno concettualmente dell'istruttore che gli strattonava la maglietta, allora tutt'oggi tagliano la parte posteriore delle magliette. Non so da cosa derivi invece la secchiata d'acqua, però è così per tutti. E niente, ve la mostro anche in formato storia Instagram, perché avevamo la doppia fotocamera per la secchiata d'acqua. Voi nel frattempo potete mettere il pollice in su. Questo video era lunghissimo, però c'era tantissimi concetti, tantissime nozioni dentro. Non lo so, spero che comunque, anche se non me ne frega nulla degli aerei, abbiate imparato qualcosa di utile o divertente. Per questo video è tutto, ciao a tutti.